João Ponto. Boa noite. Michele, mi chiamo Vanni Zagnoli, sono un giornalista di Reggio, buongiorno, piacere. No, sono l'ufficio traffico. Senti che. L'ufficio traffico? Ma di cosa? Comune di Reggio. Ma Senti che da... secondo me si sono sbagliati a biblioteca. Ma l'ufficio traffico. Allora, Mi mi fa stava un'intervista cercando Michele. sull'ufficio traffico? No, ma sa, adesso sono un po' preso, mi scusi, ci risentiamo. No, ma lei chi è? Scusi. Ah, no, guardi, bisogna chiedere all'ufficio stampa. Ah, no, ma scusi, ma poi giornalista di cosa? Ah, vannizagnoli.it, ah, ho capito, la vedo i suoi video. No, guardi, non sono la persona giusta per lei. Faccio il teatrino preventivo, capisce? No, aspetta un secondo. Dico, no, ma rifaccio il numero io. Posso fare una video intervista adesso con lei? Eh no, guardi, deve concordare. Eh no, dico bene? No, di cosa stiamo parlando? Questo è l'ufficio traffico, non è Sono un Michele. giornalista? Avrei Sì, piacere. mi ha chiamato anche venerdì e ho dato il numero della biblioteca. No, io non l'ho chiamato venerdì. Io mi chiamo Vanni Zagnoli, sono un giornalista professionista. Ho un giornale che si chiama come me, il mio nome e cognome, e collaboro per varie testate, fra cui una TV di Modena. Le chiedo, con o senza Skype, anche solo in voce, è possibile raccontare il vostro lavoro, dove per me lei non esiste, esiste l'ufficio traffico di un comune, di una provincia, di una città italiana. Posso rubarle 5 minuti su questo tema? Ufficio traffico. Eh certo, sì, è il lavoro suo, non il lavoro mio. Sì, Intendo. però non ho capito perché la biblioteca l'ha passato. No, Se cercavo Michele. no, mi scusi, sono discorsi diversi. La biblioteca, rifaccio il numero, ma arrangio io. Io la scopro per caso, le chiedo, è possibile chiederle qualcosa sul vostro lavoro, su questo ufficio, su far sapere agli italiani che nelle città esiste questo ufficio, mi piacerebbe, mi farebbe un grande regalo, ma io ho scherzato prima con lei perché sono abituato che di fronte alla richiesta di un'intervista la reazione spesso dell'interlocutore che non se l'aspetta è di allarme, ovvero simulo di non aver tempo, capisce questo? Sono abituato a questo tipo di... Quindi non sono telegenico, non sono fotogenico. Gli dico io chi chiamare, intervisti lui, capisci? Mi piacerebbe raccontare con lei o con un collega il vostro lavoro, cioè spiegare che nelle città esiste un Sì, ufficio. adesso non in tutte le città l'ufficio Beh, traffico fa le stesse cose, quello che è, però io come si chiama, glielo posso chiedere? Sì. sono geometra Ciuffoli, Di nome? Alessio. Adesso dico, è fattibile, no? Fretta, non è che la voglio obbligare adesso. Mi farebbe dove siete fisicamente adesso? Via Emilia San Pietro 12, Non sarebbe c'entrate, qua. la lascio geometra. Non c'entrate con le buche, vero? Proprio la scorsa settimana io ho scritto a Giorgia Lombardini che mi ha spiegato per mail che ha cambiato ufficio, mi ha rimandato al servizio manutenzione strade. Sono stati carini, non dove abito, ma ho una casa e due appartamenti. Almeno hanno rammendato le buche. Dico, non c'entra nulla col vostro No, ufficio. c'entra con l'ufficio traffico, è un Dico, servizio diverso. se io passassi lì, non dico oggi, ma una volta, no? Magari le scrivo alla mail, mi dedica 10 minuti minimo con la voce, mostrando se non vuole il viso, la scrivania o lei un collega, proprio spiegare. Non Reggio, non voi, ma che esiste l'ufficio traffico di alcune città. Insomma, cosa fate? Come funziona? Io le dico la verità. Lavoro come giornalista dal 90, ho fatto molti anni per Radio Bruno da Reggio, mai avevo sentito parlare di questo ufficio. Quindi appena appena accennare cosa fate? Una roba banalissima, niente di... Cioè, proprio... Non è che vado a caccia di chissà cosa, racconto e lo faccio, cioè mentre tanti scrivono, io lo faccio sotto forma visiva, capisce? Faccio video racconti di qualsiasi cosa, proprio di quando mi imbatto in qualcosa, che so, vado dal parrucchiere,
non vado tanto, cioè devo tagliarmi i capelli, ma racconto il parrucchiere, il mestiere di, eccetera, eccetera. Speranze? Io sono disponibile, io non ho Beh, problemi. Adesso però sentirò anche dal mio dirigente se mi dà chi è? Bevi l'autorizzazione. l'acqua, no? No, è l'architetto Gandolfi, Paolo. Ah, l'ex parlamentare, ecco, l'ex parlamentare aveva subito anni fa la festa dell'unità, purtroppo mi hanno chiuso, tra l'altro, geometra ben due canali YouTube in carriera, già lavoro gratis a mie spese, tutto questo è proprio umiliante per me. No, e Paolo era stato molto generoso, come avevamo fatto una 20 minuti buoni sulla vita di parlamentare. Boh, magari scrivo a tutte e due, ma con calma. Alessio, le chiedo scusa per il disturbo, ma arrangio io con i centralini. Buona giornata, Sì, salute, arrivederci. salute, grazie, tante buone cose. Complimenti. Altrettanto, grazie. Muy bien, muy bien, muy bien.